L'assessore allo sviluppo Marco Esposito ha effettuato stamane un piccolo tour fra gli chalet di Mergellina, i bar di Fuorigrotta e i ristoranti del centro per presentare la nuova procedura semplificata per l'occupazione del suolo pubblico. Ai titolari dei locali Esposito ha consegnato un volantino con i 5 passaggi da seguire per mettersi rapidamente in regola. Napoli Semplice è l'iniziativa del Comune di Napoli rivolta agli esercenti di bar, ristoranti, pizzerie che vogliono utilizzare una parte del suolo pubblico per la propria attività. Con una semplice domanda corredata da un progetto tecnico e il pagamento del relativo canone di occupazione, l'autorizzazione viene rilasciata entro 24 ore dalla presentazione della domanda. Fino ad oggi la trafila burocratica era piuttosto scoraggiante, poiché richiedeva la produzione di un corposo numero di documenti e il confronto con tutte le istituzioni coinvolte nel procedimento. Finora quanto ci ha messo in media per ottenere l'autorizzazione? Noi siamo da 2 mesi e ancora dobbiamo avere l'autorizzazione. Il nuovo sistema accelerato prevede che sia il comune a farsi carico dell'intera procedura, mentre al cittadino spetta di dichiarare in autocertificazione i requisiti necessari al rispetto delle regole. La procedura leggera di Napoli Semplice assicurerà per tutto il 2011 l'autorizzazione ai negozi che sono in regola con le norme di sicurezza e di igiene, nell'attesa di un nuovo regolamento semplificato. Chi ha già ottenuto un'autorizzazione per il 2011 non dovrà naturalmente presentare una nuova domanda, mentre chi ha già consegnato un'istanza senza aver avuto risposta può riproporre la richiesta col nuovo sistema ed ottenere così l'autorizzazione entro 24 ore. In autunno il Consiglio Comunale prepererà un nuovo regolamento e quindi mi auguro che questo regolamento recepirà i principi di semplificazione. Per la zona di Piazza Garibaldi, di recente sottoposta ad un'ordinanza del sindaco che ha sgomberato i marciapiedi dal commercio ambulante, Esposito lascia intravedere un'idea di mediazione che va a riqualificare al tempo stesso le zone adiacenti alla piazza. Ho parlato con padre Alex Zanotelli, stiamo cercando delle soluzioni alternative. La mia idea è di fare di via Bologna, dove già c'è un mercato, di farne una vietta. Ho chiesto al dirigente che fa i progetti tecnici di fare una cosa graziosissima. Le domande per la procedura Napoli Semplice possono essere presentate il martedì e il venerdì agli uffici di via Oronzio Massa fino al prossimo 2 settembre. I dettagli e il modulo da compilare sono sulla pagina web www.comune.napoli.it/napolisemplice. Napoli Semplice, nuove regole per l'occupazione di suolo pubblico. Di cosa si tratta, assessore Marco Esposito? Beh, le regole sono quelle di prima. Quello che cambia è la burocrazia per arrivare al sì o al no. In precedenza bisognava presentare una domanda in 12 copie, andava in altrettanti uffici e ciascun ufficio dopo alcuni mesi rispondeva appunto con un consenso o con un diniego. Noi abbiamo ottenuto come comune tutti i consensi in modo preventivo e quindi nel momento in cui viene presentata una domanda che in autocertificazione stabilisce che vengono rispettate le regole per il passaggio dei pedoni, le regole sanitarie e così via, arriva il via libera del comune e quindi la concessione in 24 ore. La prima concessione è stata data da un bar, per un bar a Piazzetta Nilo. Quali erano invece i tempi prima di questo nuovo criterio? Beh, a volte alcuni mesi, a volte anche un anno, addirittura un anno e mezzo per una concessione, ricordiamolo che è annuale, quindi per una concessione di 12 mesi aspettarne 18. Quante domande sono arrivate con le vecchie regole e quante ne sono state approvate? Beh, con le vecchie regole 380 domande, a mio avviso un po' poche rispetto ai 3.000 bar e ristoranti che ci sono a Napoli. Fatto sta che di quelle 380, dopo un anno e mezzo circa, soltanto 126 avevano avuto l'ok definitivo, quindi una su tre. Per due su tre o era ancora in corso in itinere la verifica della domanda stessa, oppure c'era stato per varie ragioni un no, un diniego. Quindi questa semplificazione delle regole punta anche a una maggiore regolarizzazione delle occupazioni di suolo pubblico? Certo, io credo che quando saranno emerse, si saranno autodenunciate, avranno pagato centinaia di bar, ristoranti che occupano il suolo pubblico, sarà anche più facile andare a individuare chi invece non ha pagato e ovviamente chi non paga, come tutte le persone che evadono qualche tassa, è come se facesse un furto all'intera comunità.